Ora andiamo all'Aquila, presentato al Gran Sasso Science Institute il prototipo del Plantoide, un robot in grado di svilupparsi simulando la crescita di una pianta. Per noi c'era Daniela Senepa. Si chiama Plantoide e secondo la biologa Barbara Mazzolai, che lo ha pensato e creato, è un robot che prende ispirazione dalle piante, in particolare dalle radici delle piante, e si muove nel suolo proprio come fa la controparte naturale, quindi alla ricerca di acqua, di sostanze nutritizie, no? Nel caso della pianta per fare la fotosintesi, nel caso del robot, per esempio, per l'agricoltura o il monitoraggio ambientale. E quando il futuro si chiama scienza, in prima linea c'è il Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, che peraltro è inserito nel progetto europeo che ingloba il Plantoide e dove proprio la Mazzolai, direttrice del centro di microrobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia e madre del primo robot pianta al mondo, ha spiegato ad una platea internazionale di giovani studiosi le funzioni del Plantoide. È un robot che cresce seguendo o allontanandosi da degli stimoli ambientali, quindi le radici robotiche proprio si muovono come quelle naturali. E l'idea è quella sia di utilizzarlo in agricoltura, ma anche il monitoraggio ambientale. Avete in animo di collocarne uno qui in Abruzzo, nell'Aquilano? Sì, soprattutto se ci sono degli interessi particolari, no? Magari applicativi e collaborazioni che possiamo mettere in atto, un po' come stiamo facendo proprio col GSSI, questa è l'idea.